Bella, regà, ultimamente molti di voi mi stanno chiedendo: Daniele, secondo te quali sono le band più odiate del panorama rock e metal in generale? Benissimo, ho fatto una fantastica classifica di 5 posti, ora ve li do perché, chissà perché sono odiate, non si sa. Ah. Partiamo subito senza convenevoli, al quinto posto ci metto i Black Veil Brides. Per chi non li conoscesse, si sono presentati così. Esatto, al loro esordio avevano questo look molto emo mischiato al glam, quindi due cose odiatissime da chiunque. E effettivamente dal punto di vista musicale non sono mai stati un granché. Hanno iniziato partendo con un metalcore emo core slash quello che vi pare, diventando lentamente sempre più classici e perdendo tutte le loro influenze core nel corso della carriera. Però ammetto che qualcosina in passato l'ho ascoltata, ma non ho mai reputato nulla di quello che hanno fatto roba di qualità in generale. Ora vabbè, so che ci stanno fan dei Black Veil Brides all'ascolto, come ce ne stanno di tutte le band che citerò. Fatemi sapere poi secondo voi. E poi dimenticavo, nei commenti scrivetemi quali sono secondo voi le band più odiate al mondo. Al quarto posto invece ho pensato di mettere le baby metal, che praticamente sono un fenomeno esploso soltanto negli ultimi anni e sono loro. Cosa fanno? Allora, da quelle poche canzoni che ho sentito, poi non ho avuto il coraggio di continuare, ho potuto notare delle strumentali molto cattive, comunque improntate molto verso il thrash o comunque verso il metal moderno più cattivo, con sopra delle vocine giapponesi di queste tre ragazzine che fanno tipo... Ma una cosa veramente allucinante, raga. Per tutti quelli che non l'hanno mai ascoltata, andatelo a sentire una canzone sola, sennò poi esplodete. Però sì, anche in questo caso sono d'accordo e non riesco neanche a trovare il senso del loro successo. Probabilmente appunto hanno puntato molto sull'immagine facendo scalpore e poi comunque la carriera è venuta da sé. Terzo posto metto una band che in realtà mi piace, ovvero i Limp Bizkit. Come sapete, tra i fine anni 90 e inizio 2000 i Limp Bizkit sono stati tra le band più famose del pianeta, vendendo milioni di copie, e fanno fondamentalmente new metal, e fondamentalmente loro sono partiti con un disco un po' più hardcore, con strumentali più cattive, parti vocali più cattive, testi che comunque avevano più senso rispetto a quelli che sono venuti dopo, e fino a prima, senza contare i Rage Against the Machine, che non considero comunque propriamente rap metal, non c'era mai stato un fenomeno del genere, o almeno un fenomeno del genere che spopolasse così tanto. Stavolta non sono d'accordo con l'odio che molta gente ha verso i Limp Bizkit, perché comunque nonostante i testi osceni, e non sto a scherzare raga, veramente testi bruttissimi, ma soprattutto dal terzo disco in poi, strumentalmente li ho sempre reputati validi, mi hanno sempre fomentato e comunque li considero un pilastro dell'epoca new metal. Io invece mi sento di contestualizzarli e li reputo appunto una band validissima. Il mio disco preferito rimane il primo, che secondo me è un capolavoro del genere. Ditemi quello che vi pare, sparatemi, però che ce posso fare. Al secondo posto invece ci ho messo gli Attila, o Attaila, dipende come lo volete pronunciare, che diciamo potrebbero essere, se vogliamo, un'evoluzione dei Limp Bizkit, però nell'epoca moderna, con influenze deathcore, metalcore e core in generale. E in questo caso sono d'accordo, perché comunque se Fred Durst faceva testi osceni, però non era estremizzato come quelli di Frontzilla, ovvero il frontman degli Attila. Gli Attila sono un altro di quei gruppi che ha puntato tantissimo all'immagine, ma un'immagine sbagliata, sessista, tutto quello che vi pare, perché effettivamente concordo, si sono presentati con questi video in cui fumavano erba blunt con donne che gli sculettavano addosso, loro lanciavano i soldi, veramente cose assurde. Un paio di dischi carini secondo me ci sono, ma soltanto dal punto di vista strumentale. Quindi sì, anche in questo caso mi sento di dare ragioni a tutti quelli che li odiano. Seppur non nego che per divertimento mi vedrei anche un loro concerto un giorno, perché deve essere una cosa stupidissima e divertentissima. E al primo e ultimo posto di questa brevissima classifica ho deciso di mettere i Nickelback, e penso che un po' tutti voi li stavano aspettando. I Nickelback non sono soltanto tra i gruppi nel panorama rock metal più odiati, ma sono tra i più odiati in assoluto, però allo stesso tempo sono anche tra i più famosi, i più ricchi e i più ascoltati. Non mi sento di dare ragione a chi li odia, però allo stesso tempo non riesco davvero ad ascoltarli. Molto spesso mi sanno di falso, mi sanno di già sentito, mi sanno di molto banale, e comunque c'è da dire che tante cose parecchio brutte l'hanno tirate fuori anche loro. Per concludere dico che avrei potuto benissimo fare una classifica di 40.000 posti, perché ci stanno veramente tante band che vedo odiatissime: gli Avenged Sevenfold, i Bullet for My Valentine, i Motionless White, un botto di roba, raga. Quello che comunque esce fuori da queste cose è che alla fine vengono sempre più odiati quei gruppi che nel provare a sperimentare condizionano molto anche la propria immagine e puntano tanto su quella. Quindi secondo me non è sbagliato rivoluzionare le cose e fare musica commerciale, ma allo stesso tempo forse è sbagliato esagerare se si vuole apparire in un modo che poi in realtà non si è. Fatemi sapere nei commenti quali sono secondo voi le band più odiate del panorama rock and metal, e poi se volete scrivetemi quali sono le band che odiate voi. Consigliatemi anche altre classifiche da fare, perché mi sono divertito. Bella.